La prossima campagna elettorale sarà una battaglia all'ultimo voto. Il segretario del PD Renzi non nasconde le difficoltà e la vicenda banche, unita alla discesa in campo del presidente del Senato Grasso, rischia di diventare pericolosa per il partito. Dopo aver spinto per la cacciata del governatore di Banca Italia Visco, la vicenda Etruria e il coinvolgimento del padre della Boschi manda in aria i piani del Nazareno. La sottosegretaria alla presidenza del Consiglio, Maria Elena Boschi, prova a contrattaccare e annuncia anche l'azione civile contro Ferruccio De Bortoli, l'ex direttore del Corriere della Sera, per quanto scritto nel suo ultimo libro sulla vicenda Etruria. Mi aspettavo l'annunciata querela per diffamazione da 7 mesi, la risposta del giornalista e la commissione d'inchiesta sulle banche potrebbe convocare il ministro dell'economia Padoan, il governatore di Banca Italia Visco, l'ex amministratore delegato di Unicredit Ghizzoni e nuovamente il procuratore di Arezzo Rossi, finito nella polemica e accusato di omissione sulle indagini a carico del padre della sottosegretaria. La vicenda banche dunque avrà un peso nella campagna elettorale, come l'avrà Pietro Grasso dopo la sua incoronazione al leader del nuovo movimento Liberi e Uguali. E occhi puntati oggi proprio alle scelte che farà Grasso nel corso della Capigruppo al Senato, che stabilirà il calendario dei lavori. Il timore del PD è che Grasso voglia forzare la mano per dare precedenza alle norme sulla cittadinanza, lo ius soli, a danno di quelle sul fine vita, il biotestamento, per mettere così in difficoltà il partito di Renzi.